Stiamo per raccontare un libro che a sua volta racconta la storia di un uomo che dobbiamo necessariamente conoscere, perché non è vissuto chissà quanti anni fa, eppure questo libro ci porta a conoscere e a volte a riconoscerci nei suoi pensieri. Il dannato caso del signor M, pubblicato da Exorma, Massimo Roscia è insieme con noi. Benvenuto nel posto delle parole. Ciao Olivio, grazie dell'ospitalità e del tempo che hai voluto dedicarci. E quella particella pronominale è importante. Così al verbo si riferisce naturalmente al sottoscritto e al signor M. E al signor M, che tra poco sveleremo chi sarà, ma sveleremo ma non del tutto. Massimo Roscia, leggo nel risvolto di copertina, è nato a Roma, scrittore, reporter di viaggio, critico enogastronomico, insegna comunicazione, tecniche di scrittura, editing e marketing territoriale. Che sarà mai Massimo Roscia, marketing territoriale? Intanto io aggiungo sempre a questa lunga elencazione di titoli incensurato, status del quale vado assai fiero. Questo è importante. Sono parole, ancora una volta le parole, e credo di essere nel posto giusto, applicate a un territorio. I termini inglesi utilizzati a volte in maniera smodata, eccessiva, garbano poco, però ecco, nel contesto scientifico, come ci troviamo in questo caso, appunto, del marketing territoriale, la parola marketing può essere usata. È vendere il territorio, comunicare un territorio come insieme, come unicum delle sue eccellenze, dalla componente quella culturale, antropologica, quella più edibile, cosa di cui mi occupo abitualmente: vino, cibo, saperi, sapori del territorio, riti, tradizioni, folklore, dialetti. La parola folklore è una parola che resiste ancora nonostante tutto, ha avuto un suo periodo un po' appannato, ma è giusto che ritorni. Massimo Roscia e Paolo Monelli, per certi aspetti, hanno qualche cosa. Me ne sono reso conto poco fa quando leggevo nel risvolto di copertina, quando ho letto critico enogastronomico. Mi è venuto in mente un libro di alcuni anni fa, forse una decina, non ricordo precisamente, uscito da Slow Food, Il ghiottone errante, viaggio gastronomico attraverso l'Italia, no? E lì era già uno sguardo molto diverso, niente a che fare con le guide attuali, no? Perché lì si raccontava in una maniera diversa ed è anche molto bello. Erano dei pezzi per la Gazzetta del Popolo, se non ricordo male. Esatto, ripubblicati qualche anno fa proprio da Slow Food Editore. Tra le varie attività svolte da questo grandissimo intellettuale, che poi mi auguro conosceremo un po' meglio, che attraverso questo romanzo ho tentato di restituire alla conoscenza, restituire di più, tra le tante attività, Monelli era uno dei padri dell'enogastronomia. Noi oggi conosciamo, ricordiamo con piacere Mario Soldati, Luigi Veronelli, altri monumenti, però Monelli è uno dei padri. Grazie a lui l'enogastronomia ha assunto una propria autonomia come soggetto di pubblicistica, non più come accadeva un tempo come complemento di informazione inserito in una guida di viaggio. È diventato un vero e proprio genere letterario, con la narrazione odeporica, la narrazione di viaggio legata alla degustazione di un manicaretto o di un buon calice di vino. Deve molto a Paolo Monelli. Chio bene, tu pensa, ne parlava benissimo, no? Chio bene diceva la sua, riferendosi a Monelli, è una prosa pregna di sughi, degli odori di una buona cucina, insieme però anche capricciosa, paradossale, dotta e umoristica, qual era appunto Monelli, che scrivesse di enogastronomia, di politica, di guerra, perché poi è stato uno dei, forse l'ultimo grande inviato. Monelli è stato un grandissimo giornalista, un prosatore assai raffinato, un amante della vita, dei piaceri della vita, quindi un egoista tutto tondo, uomo straordinariamente ironico, intelligente, acuto, uno spirito libero, galante ma al tempo stesso trasgressivo, dandy ma anche narcisista, un po' come me, è uno di quelli che si piacciono, si compiacciono, si battono le mani da solo, assai spavaldo, insofferente ai conformismi di massa. Era uno che, non usando parole sue, non si faceva imbottire il cranio.
Non si faceva imbottire il cranio, ma usava una scrittura diretta, chiara, leggibile da tutti, e questa è una delle particolarità. Io ricordo, per l'appunto, ho cominciato questa conversazione parlando del Ghiottone Errante, ma proprio perché avevo un ricordo preciso, e poi lessi un altro libro attirato semplicemente dal titolo, cosa importantissima il titolo, La guerra è bella ma è scomoda, no? Ah, sì. E anche qui c'erano i disegni di Giuseppe Novello, ecco. E qui anche qui un altro libro molto diretto, molto, molto profondo, seppure nella semplicità. Ecco, e adesso andiamo a scoprire più in dettaglio questo dannato caso del signor M. Ma da che cosa nasce questa curiosità, Massimo Roscia, per farti entrare nell'archivio che tiene in diverse scatole tutti i documenti o parte dei documenti, 347 scatole, se non ricordo male, della vita culturale non solo di Paolo Monelli? Ma tutto è nato intanto da un'idea, ovvero dalla mia ossessione, che poi è diventata ossessione di Carla, la protagonista del romanzo, certo. La condanna della memoria, sulla damnatio memoriae, ecco, personaggi eccellenti, dimenticati, condannati all'oblio, abbandonati, come se non fossero mai esistiti. Ecco, da qui la necessità di riabilitarli in qualche modo, non attraverso un saggio o più facilmente una biografia, ma con un romanzo poi vedremo grottesco, ecco, per quanto poi questa etichetta sfugga a qualsiasi tipo di codificazione. Il grottesco è un elemento, sai, altamente instabile. E da alcune presunte affinità, io ero alla ricerca di un dannato e ho trovato il dannato perfetto proprio in Paolo Monelli, perché un amico birbante ha fatto notare talune presunte, ma io dico solo presunte, affinità con Monelli. Monelli, proprio come il sottoscritto, io aggiungo molto, ma molto meglio del sottoscritto, era abilissimo nel maneggiare il repertorio lessicale, era appassionato della lingua italiana, alla ricerca sempre della cesellatura della parola. Abbiamo detto un eclettico giornalista capace di ibridare con disinvoltura vari saperi, di spaziare da un ambito culturale all'altro, un critico enogastronomico, un campione della narrazione di viaggio e un purista a tratti molto duro e intransigente della lingua italiana. Monelli amava la grammatica, amava i congiuntivi e poco tollerava inutili forestierismi, su tutti gli anglicismi, i tecnicismi oscuri, alcuni neologismi, ecco, sono tutte battaglie che io conduco ormai da anni. E questo amico ha detto: ma guarda un po' chi mi ricordi. Mi ricordi Paolo Monelli. Ho fatto la conoscenza anch'io, come te, conoscevo, e non ho difficoltà ad ammetterlo, Monelli in minima parte. Naturalmente, essendo critico enogastronomico, conoscevo anch'io il Ghiottone Errante e Optimus Potor, un altro volume sul vino, il vero bevitore. Conoscevo qualche scritto, ma non sapevo che Monelli avesse spaziato in tutti i saperi con questa disinvoltura, sempre, come hai detto, con una penna acuminata, con una penna abilissima, al tempo stesso assai comprensibile. Colui ha sempre scritto a metà tra il romanziere e il giornalista. Negli articoli di giornali non disdegnava di far ricorso a un corredo di aggettivi, di descrizioni minuziose che sono proprio di uno scrittore. Per converso, anche nello scrivere romanzi, conservava la lucidità, la freddezza, l'oggettività che è propria del cronista, del giornalista. E io ho trovato il mio dannato perfetto, poi quando ho scoperto che proprio a Roma, nella biblioteca statale Baldini, ai Parioli, c'era un fondo a lui dedicato, che oltre a un patrimonio librario sterminato, parliamo di oltre 10.000 volumi, a un archivio fotografico con 6.000-7.000 fotografie, conservava intatte delle scatole della memoria, appunto, dei cartoni contenenti tracce di vita, manoscritti, poesie, componimenti giovanili, scritti inediti, ricette, appunti di viaggio, cartine, foto, biglietti da visita. Ecco, tuffandomi in questo oceano di carta, stando lì dentro poi in apnea per tanti giorni, credimi, sono riuscito a ricostruire la vita di questo personaggio monumentale, a farlo proprio riemergere nella sua vivida tridimensionalità. Monelli era il signor M. Il quale signor... miglior personaggio da ricostruire, ecco, attraverso questi viaggi, queste peripezie in giro per l'Europa, da parte di questa strampalata famiglia. Come vi ho detto, il romanzo, perché non è una biografia di Monelli, ma è un romanzo,
se vogliamo proprio appiccicare un'etichetta semantica, romanzo che a pieno titolo può definirsi grottesco. A pieno titolo, altro che grottesco, si parte una mattina insieme con i nostri protagonisti, già hai citato Carla, e Carla ha un'idea. Prima citavi la Damnatio Memoria a proposito di Paolo Monelli, ecco, lei deve restituire un certo onore, una certa ragion d'essere alle persone che sono state dimenticate e che sono state messe all'indice e hanno avuto una reputazione diversa da quello che in effetti è. Ecco, questa è una missione importante per Carla. È la missione delle missioni, la missione più importante, perché Carla è un'eroina dei poveri, degli oppressi, dei diseredati, degli ultimi, dei discriminati, e in più è presa da questa singolare passione, e meglio ancora, ossessione per la condanna della memoria, quindi ha deciso di coniugare queste battaglie che sostiene da sempre in difesa dei diritti civili, anche una crociata, una vera e propria crociata personale che la vede impegnata nel riabilitare questi personaggi più o meno famosi che sono stati sottoposti a censura, che sono stati cancellati. Vuole restituire onore, dignità, gloria, reputazione a individui messi all'indice o condannati all'oblio. E da qui nasce l'idea di questo viaggio folle, dalla complicità del suo migliore amico, Fio Giordano, chiamato affettuosamente Giaffrate Predicatore, un altro personaggio strano, indossa tonaca, cappa e scapolare, si professa ateo gnostico, anticlericale, parla per metafore spesso incomprensibili, in un linguaggio arcaicheggiante che è pieno di eufoniche che rimbombano, che parla in continuazione di Dio e che è stato bruciato vivo, diventa avvelenato questo Giordano con la Chiesa, bruciato vivo a Campo dei Fiori, ecco, il miglior amico di Carlo. Con loro i figli di Carla, due gemelli, per non farci mancare nulla, due gemelli ancor più strambi, entrambi geniali. Sono undicenni, gemelli monozigoti, non hanno un nome, non sono mai stati registrati all'anagrafe. Il primo, per convenzione chiamiamolo gemello numero uno, è un bambino plus dotato. Il più, per così dire, più intelligente, non c'è nemmeno il QI che tenga nei suoi confronti. È straordinario questo bambino. Esatto, supera ogni tentativo di classificazione, perché grazie allo straordinario potenziale cognitivo, a un numero incalcolabile di connessioni neurali attive, lui sa esprimere il suo talento in tutte le branche del sapere. Conosce a 11 anni a memoria Essere tempo di Martin Heidegger, confuta il teorema di Fermat, sa estrarre la radice cubica di un numero a 16 cifre così, in un battito di ciglia, e parla diverse lingue, conosce il greco antico, il latino, è un genio. Il gemello numero 2, sebbene abbia lo stesso patrimonio genetico, è completamente differente. Anche lui ha dei doni, anche se a prima vista non si direbbe, perché sembra, è molto infantile, non riesce a interagire in modi convenzionali, non distingue i fatti importanti da quelli non rilevanti, è capoccione, duro, assai ripetitivo, e poi si esprime in maniera grottesca, anche lui, in maniera infantile, in maniera sgrammaticata, però in virtù di una straordinaria purezza, di una grandissima sensibilità, si capisce che è anche lui un angelo, è anche lui un genio, riesce a cogliere la bellezza nei dettagli del mondo, nelle sfumature, ha un modo tutto suo di percepire. Nonostante sembri scemo. Nonostante sembri scemo, no? A sentirlo parlare, se vuoi te ne do un esempio, ti do contezza di come si esprime questo gemello numero 2. È un genio ed è quello che risolve i problemi della famiglia. Allora, devo togliere gli occhiali, siamo a bordo di un camper che poi non è un camper, è il mezzo di trasporto dei nostri, un camper che è un vecchio scuolabus targato Zagabria, di dubbia provenienza, rubato chissà dove, con una grande calandra cromata sul muso e una enorme vetrofania dei barbapapà appiccicata sul rotto posteriore. Ecco,
E ci sono tutti i barbapapà, è tutta la famiglia. Tutti, compreso il cagnolino, sì. Tutti i barbapapà. I nostri sono a bordo del camper, o come lo chiama il gemello numero 2, la casa con le ruote. E il gemello numero 2 dice: mamma si gira ancora una volta e si mette il dito sulle labbra, e io capisco che devo stare zitto. Il sole la illumina e la fa sembrare ancora più bella, anche se la mia mamma è bella pure quando ci sono le nuvole, la pioggia e i fulmini, che a me mi mettono un po' paura, ma mio fratello, che è una specie di enciclopedia vivente, mi ha detto di non avere paura, perché i fulmini sono come alle scintille, ma sono un po' più grandi e dipendono dall'elettricità elettrica che sta nel cielo. Insomma, la mia mamma è bella sempre, e c'è il viso di un angelo, la bocca di fragola, ma senza tutti questi mini gialli che mi si infilano in mezzo ai denti e mi danno fastidio. E c'è gli occhi del colore dell'oceano, che la sera brillano come le stelle gialline e gialletta, e i capelli lisci e lunghi, e un po' arancioni e un po' rosa, come a quelle cipolle che mette dentro la minestra di verdure perché dice che fanno bene alla salute, ma che però quando non mi vedi lo sputo nel tovagliolo perché hanno un sapore cattivo e mi fanno schifo, e poi quando parlo mi puzza l'alito come un topo morto. E comunque la mia mamma è pure una brava cuoca, e se va a Masterchef vince sicuro, perché a parte la minestra di verdure sa cucinare tanti altri piatti che si inventa lei, che ci mette 2 minuti a prepararli, come i panini che li taglia precisi a metà e poi li riempie con la mortadella o con il salame, o come la pasta col sugo rosso che sta dentro al barattolo, o alla carne simmental, o a 4 sassi in padella, che a me mi piacciono tanto. È veramente un viaggio all'interno della parola, ma è un viaggio nel vero senso della parola, perché questo libro, Il dannato casa del signor M, di Massimo Roscia, è proprio anche un viaggio geografico. Siamo in Italia, Spagna, Francia, Germania, si ritorna poi in Italia, ripassando ovviamente ripassando dalla Francia, in dei luoghi straordinari come per esempio Parigi. E in questo libro non solo c'è una geografia di luoghi, ma c'è una geografia di letteratura. Sono i viaggi, che sono non necessariamente viaggi geografici, sono i viaggi della vita che vengono compiuti anche attraverso le pagine. Chi di noi non ha viaggiato grazie alle pagine di un libro? Io sono cresciuto viaggiando, e fisicamente, ma soprattutto sfogliando. Io mi ritengo un grandissimo lettore, un modesto scrittore, ma sicuramente un grandissimo lettore. E nel libro ci sono i viaggi del signor M, di Monelli, quindi ho cercato di ricostruire, non in maniera così fedele, gli spostamenti. Monelli ha girato il mondo per dare un senso, ecco, un continuum logico e geografico, soprattutto ai nostri che vanno alla ricerca di queste tracce, perché il libro in sostanza si dipana come una sorta di caccia al tesoro, di indizi, ma molto spesso falsi indizi. Io adoro la finzione, sono borghesiano in questo, adoro Borges, e quindi ho infarcito il libro di tanti falsi indizi. I nostri si spostano attraverso questa Europa, se vogliamo chiamarla allo storia, sì, sono luoghi verosimili ma molto distanti dalla realtà, perché l'Europa che conosciamo non esiste più, era una bella idea scritta a matita, l'Europa è un sogno che si è infranto contro l'egoismo degli stati sovrani, e questo continente è imploso. Si è polverizzato bergsonianamente in tanti piccoli stati e staterelli. C'è di nuovo lo stato pontificio guidato da un papa, Lucio IV, condottiero, guerrafondaio, il regno delle Tre Sicilie, la città-stato di Trieste, il protettorato cinese della Longobardia, a Milano ci stanno i cinesi, la Repubblica di Genova, la nazione dei Calanchi, il regno di Castiglia e Aragona, l'impero lusitano, le isole Freddazzurre, insomma un'Europa divisa, un'Europa dove ci sono guardie di frontiera, ci sono dogane, c'è filo spinato, ci sono muri, a rendere ancora più difficile, questo viaggio, che non è appunto soltanto un viaggio geografico. Non è solamente un viaggio geografico, ma è un viaggio che ci prende, perché si può leggere sicuramente nella prospettiva della ricerca dei vari puzzle per ricostruire il mosaico relativo alla vita, al pensiero di Paolo Monelli, no? Un pezzo dopo l'altro in una maniera veramente straordinaria, ma si può leggere come un romanzo con una storia molto particolare pubblicato da Exorma. E io, prima di chiudere questa conversazione, Massimo Roscia, io vorrei andare proprio alla prima pagina, alle prime pagine
nelle prime righe, dove si parla di silenzio, e sono per me delle parole straordinarie che ci portano e ci spostano per certi aspetti il sé stante del nostro sguardo e anche del nostro pensiero, no? Quando dice che il silenzio non è rinuncia all'esercizio della parola, è se stesso parola, una parola speciale che permette di esprimere l'inesprimibile. Il silenzio rappresenta il vero disporsi all'ascolto, collega il nostro esserci all'esserci dell'altro. Ecco, è un atteggiamento non soltanto filosofico, ma un atteggiamento molto particolare. Molte persone liquidano sbrigativamente il silenzio come assenza, come privazione, come mancanza di voci, di parole, di suoni, addirittura di vita. Troppo semplicisticamente si avverte il silenzio come limite, invece il silenzio è parola, proprio l'opposto, è quello che sostiene il gemello numero uno, questo bambino ad altissimo potenziale cognitivo, che poi si completa con la purezza, la sensibilità, ancorché infantile, del fratello. E ci sono passaggi, ecco, di approfondimento. Il libro è divertente, Molto divertente, perché si sorride e si ride anche in questo strampalato viaggio. Non abbiamo ancora parlato, per esempio, ecco, dove si sorride, ed è anche una cosa incomprensibile per noi, ma non per il fratello 2, no? Quello che sembra scemo. La lingua di Buff, per esempio. Buff è un altro personaggio, abbiamo dimenticato di citarlo. Certo, qui non possiamo non parlare di Buff. Buff ha la dignità di essere una delle tre voci narranti. Io provo a leggere, perché Buff è un acronimo, è difficile persino a leggersi, Livio. Il nome esatto di Buff è beta idrossi beta metil butirrato uretano polibenzene cloramino metacrilato formaldeide tetamidifluorinum, qualcosa del genere. È un composto chimico, il frutto dell'esplosione di uno stabilimento, è un cosa, ma forse un chi. È un'entità certamente benevola. Lo immaginiamo come una massa gelatinosa, un po' blob, di colore rosa, intorno al barbapapà, tra il caldo e l'incarnato. È una scatola nera, è un registratore, è un catalogatore di tutti i reperti che i nostri eroi vanno raccogliendo in questa Europa non Europa. È l'unico in grado di parlare ed essere compreso dal gemello numero 2, che ha tante doti. Abbiamo detto, ha questa sensibilità straordinaria, conosce tutte le stelle del firmamento senza bisogno di un astrolabio, parla con gli alberi, è convinto che il cielo abbia un potere lustrale capace di purificare l'anima, di purificare la vita, e parla con Buff. Ecco, Buff dialoga con la famiglia per bocca del fratello, del gemello numero 2. Buff è presente sempre, Buff diventa alla fine un membro della famiglia di questa sconclusionatissima, bislacca, ma simpaticissima famiglia. Io vorrei ricordare agli ascoltatori che mentre Massimo Roscia leggeva quella cosa incomprensibile della lingua di Buff, io lo seguivo e vi assicuro che non ha sbagliato nulla, quindi tutto quello che ha letto è giustissimo, quindi complimenti, perché non è facile leggere la lingua di Buff. Prima di salutarci, Massimo Roscia, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sono in fase di rilettura, molti libri presuppongono, ecco, alterno spesso letture a riletture di libri letti in passato, anch'essi messi da parte e dimenticati, e in questo caso io mi ritrovo in compagnia di Kurt Vonnegut, Cronosisma. Kurt Vonnegut, mattatoio numero 5, tanto per dirne uno, tra i più famosi. Ecco, e che cosa ha affascinato per la rilettura di questo libro, Massimo Roscia? La crisi di autostima dell'universo, che decide di contrarsi, decide all'improvviso di non espandersi più. È tutto anti, tutto al contrario, un po', ecco, come un mondo a testa sotto, un po' come quello che ho immaginato nel romanzo. Nel romanzo, sì. Il dannato caso del signor M, scritto da Massimo Roscia e pubblicato dalla casa editrice Exorma. Grazie davvero, Massimo Roscia, per il tempo che ci hai dedicato. Buona serata. Grazie a te, Livio, grazie a chi ci sta ascoltando.